terremoto del 23 novembre del 1980, che purtroppo ha cambiato le sorti dell'Irpinia. Ho avvertito il bisogno di commemorare questo momento tanto nefasto con una composizione poetica inedita, rigorosamente in dialetto. Vorrei condividerla con voi. Il titolo è molto semplice. Ovviamente si tratta, come dicevo nell'introduzione, di una composizione poetica rigorosamente in dialetto. Il 23 novembre dell'80. Non so poeta, non so cantante, ma voglio raccontare la terra mia come già hanno fatto tante. Non vi impressionate, non vi mettete a pensare. Me sento dello fa solo per dare un saluto mio a chi non sta più qua. Non è lo conto delle conte, ma è un conto come a tante. Era una sera come a tante. Era una domenica come a tante. No signore, era la domenica del 23 novembre dell'80, una giornata cauda. Sembrava una giornata di settembre. Invece era la domenica del 23 novembre dell'80. Facendo notte, era già scuria. Mancava una mezz'ora l'otto. Quando sentì un rabbolio otto, sembravano apparecchi a terra. Guardai in cielo. Quando sentì la terra sprofondare l'animale a Lucca. Fuie, scappa, iamoci a reparà. Sta ce tremando, Sant'Antonio mio, fammi salvà. Cielo e terra se vasaro, solo pure per fumo se levaro. E po' chiante, la miente è morte. Ormai sono passate anni. La verità, sono passate parecchie anni. Sono passate 40 anni. Paraiere, questo conto non si può scordà. Pure chi, tanno, non era ancora nato. N'ha sentito tanto de parlà. La gente nostra è tosta, ha sofferto, ha patuto, ma si è saputa usà. Antonio Ferragamo. Questa, ripeto, è stata un mio omaggio che ho sentito di fare ex abrupto per commemorare, ripeto, questo evento piuttosto luttuoso, un evento particolarmente struggente che, ripeto, ha cambiato per sempre le connotazioni della nostra Irpinia. C'è stata la ricostruzione, c'è stato tanto, si è fatto tanto, ma c'è ancora tanto da fare, quindi proseguiamo su questa strada e andiamo tra virgolette oltre quello che è la nostra identità, che purtroppo è stata conosciuta anche per questo, per le vittime e per chi in quei periodi ha patito, diciamo, queste situazioni molto molto nefaste. Quindi proseguiamo su quella che era la trattazione dei piatti tipici, come di consueto dall'altra volta. Quindi abbiamo preso in considerazione dalla seconda puntata, quindi abbiamo fatto un escursus su quella che è la tradizione culinaria irpina e le diverse pietanze elaborate nel corso della tradizione storica stessa. Se ricordate, ma questo mi riferisco, faccio un semplice riassunto della puntata precedente, ma giusto in pillole, abbiamo parlato dell'insalata di rinforzo, l'insalata di rinforzo, con i vari aneddoti e leggende collegate, ma soprattutto il nomen di queste pietanze. Cicatielle col pulieio, quindi cavatelli col pulieio, l'aine e cicere, l'acciaccata, la menesta amaretata, cecole di porco peparule all'acito o con l'acito, peparule chine, pizza ionna. E adesso proseguiamo sempre su quella tradizione perché, ripeto, purtroppo una puntata non basta per elencare, abbiamo tanti sottopiatti, ma quello che tengo sempre a sottolineare e precisare, come già ho detto pure l'altra volta, che ogni zona, ogni microarea della nostra Irpinia, ma soprattutto anche una singola famiglia, ha delle contaminazioni diverse in base a quello che è l'usus e quelle che sono le tradizioni storiche che si sono andate poi a contaminare, quindi ad interagire. Quindi anche per quanto riguarda l'addizione di ogni singolo piatto, quando riguarda gli ingredienti, sono sensibilmente a volte divergenti. Proseguiamo con quella che è la minestra sciatizza o sfritta. Ma prima di fare questo, rilassiamoci un minuto e andiamo con la prima sigla, i Pesh Mode. Silence.
ben trovati su CRT Radio e continuiamo con la rubrica tematica Raccontiamo l'Irpinia. Quindi stiamo facendo l'excursus di quello che è la cucina e i piatti tipici della tradizione irpina antica. E dopo l'enunciazione di quelli che sono i piatti più nominati, continuiamo con un altro piatto piuttosto molto richiesto, ma soprattutto un piatto molto rifatto e molto rivisitato. Proseguiamo con quella che viene definita la menestra sciatizza sfritta. Andiamo a vedere quelli che sono praticamente gli ingredienti principali. Base del piatto, quindi, sono il cardoncello, il carduscello, detto in dialetto, quindi ripeto sempre il termine, quando possibile, dialettale, proprio per dare maggiore coloritura e per dare espressione a quello che è una lingua, il nostro dialetto, che è da preservare, perché giustamente dà, esprime quelle che è l'unicum, l'identità dei nostri luoghi, delle nostre tradizioni. Quindi il dialetto va in tutti i sensi, va preservato, soprattutto va tutelato, ma va studiato e va fornito nella sua interezza a quelle che sono le prossime generazioni, ma non per, proprio per avere un punto di riferimento su quella che era la tradizione tra virgolette antica, altrimenti saremo omologati e inglobati in un'unica globalizzazione. Quindi cardoncello, quindi carduscello, la borragine, la orraina, la bietola selvatica, la cicoria selvatica e altre erbe spontanee a piacere. Sottolineo, come già facemmo abbondantemente l'altra volta, che le erbe spontanee costituiscono quindi un importante ingrediente naturale e soprattutto a costo zero per quella che è la tradizione rurale dell'epoca. Si fa soffriggere l'aglio schiacciato nell'olio d'oliva, si aggiunge un peperone crusco, sale e acqua, si fa bollire poi a parte la verdura e la cottura ultimata si versa nell'olio facendo insaporire per qualche minuto a fuoco moderato. L'altro piatto, sempre della tradizione, anche questo è molto sentito, ma soprattutto è stato molto rivisitato da abili chef che partendo da quella che è la tradizione, hanno elaborato anche sul gusto della nouvelle cuisine, ma soprattutto la partenza sono sempre quegli elementi piuttosto genuini per poi creare, ecco, delle diversità, delle aggiunte, ma si ricerca proprio quello che sia il gusto antico, preservando soprattutto gli ingredienti di una volta con coltivazioni biologiche. La nostra Irpinia, possiamo dire che riguardo a questo, ha delle eccellenze che poi avremo modo nelle prossime puntate anche di prendere in considerazione e di analizzare peculiarmente. Quindi l'altro piatto della tradizione che voglio far conoscere è la pizza chiena. Anche qui il nomen è molto indicativo, pizza chiena, perché è molto sostanziosa dal punto di vista degli ingredienti e andremo ad analizzarli. Trattasi di uno sformato rusticus, solitamente preparato per il periodo del carnevale. E usualmente tutti questi piatti un po' più, tra virgolette, rinomati, dal momento che la cucina era piuttosto una cucina di sussistenza, quindi queste pietanze, tra virgolette, più particolari venivano fatte, preparate, proprio in particolari solennità, proprio in particolari feste, soprattutto del calendario ecco-cristiano. Quindi la pizza chiena si faceva maggiormente in quello che era il periodo di carnevale ed era composta da formaggio scamosciato grattugiato, fettine di formaggio e salsicce, uova, latte e sale. Si fa una prima sfoglia con acqua, farina, strutto, uova, sale e pepe. Si sistema in una teglia imburrata, il famoso ruoto che tutti avranno sicuramente sentito parlare, si versa il composto precedentemente realizzato e si copre il tutto con striscioline della stessa sfoglia per passare poi tranquillamente alla cottura. Beh, che c'è da dire? Che tra tutti questi piatti e mettendo in moto tutti quelli che sono i nostri cinque sensi, oserei dire che effettivamente sempre in periodo pre-cena ci viene quasi l'acquolina, ma per evitare questo e per essere ancora attenti sul resto della puntata diamo adito ad una buona musica, quindi procediamo con la musica. I'm surrounded.